Buongiorno, visto l'orario, buon pomeriggio, passate da qualche minuto, le ore 12, mezzogiorno, quindi ci avviciniamo all'ora di pranzo, secondo pasto, diciamo, all'interno delle 24 ore. Bene, voglio ricordare come prima cosa questa sera alle ore 21, diciamo a livello nazionale, non so se anche internazionale, mondiale, c'è il Santo Rosario. Noi qui in Italia possiamo vederlo anche sul digitale terrestre grazie all'emissione di TV 2000. Non so se verrà trasmesso anche sulla Rai, comunque sicuro TV 2000 alle ore 21 questa sera. TV 2000, se non ricordo male, il canale 28 del digitale terrestre. Poi vabbè, c'è anche su Sky TV 2000, però non mi ricordo su Sky che numero ha il canale. Poi, sperando, ovviamente io, come penso tutti quanti voi, cari amici, sto facendo un giro di chiamate in questo momento, quindi anche magari per non essere sempre attaccati al PC oppure al computer o alla TV o a quant'altro. È bello anche fare un po' di chiamate, sentire amici e quant'altro. Poi veniamo adesso invece alla WWE con NXT, nell'ultima puntata, ovviamente pre-registrate come lo sono anche le ultime, lo saranno presumo anche per tutto aprile le puntate di NXT, Raw, SmackDown e quant'altro. Il campione nordamericano Keith Lee ha difeso con successo il titolo dall'assalto di Damian Priest e di Dominik Dijakovic. Sul mio canale YouTube trovate il video collage più o meno quasi di un minuto dedicato al match. Poi avevo letto che praticamente per il mese di aprile la WWE ha tanto materiale pre-registrato, quindi saremo in buona compagnia almeno per aprile, vedremo a maggio. Dai, dai, che ci avviciniamo sempre di più a WrestleMania. Oggi è giovedì, domani puntata di SmackDown, poi si inizia la grande con sabato e domenica. Ricordo inoltre che potrete vedere legalmente in italiano la puntata di NXT e Main Event domani sera, 3 aprile, a partire, se non mi sbaglio, dalle ore 19 fino più o meno alle ore 21 circa, prima Main Event e poi NXT su Sky Sport Arena, canale 204 del cioè del satellitare. E purtroppo io, per esempio, che sono un cliente Sky col digitale terrestre, purtroppo non ho né Sky Sport Arena né Sky Sport Football. Diciamo che a noi del digitale terrestre ci compenseranno questo periodo di stop con la visione extra di due canali che mi sa in realtà non sono inseriti nelle frequenze Sky del digitale, ovvero Sky Sport Cinema dedicato ai film per tutti, Sky Sport, sentami Sky Sport, volevo dire Sky Cinema con film per tutti e Sky Cinema con i film di azione. Penso che voi, chi ha come me l'abbonamento digitale Sky, avrà ricevuto il messaggio o di posta elettronica, un messaggio SMS comunque, e servizio che sarà disponibile, mi pare, da sabato, dal 4 aprile fino al 30 aprile. Ovviamente speriamo tutti che le discipline sportive possano riprendere. Noi amanti principalmente dal calcio, che potremo ritornare a vedere la Serie A, anche perché voglio dire, insomma, in questa situazione tantissime società sportive
stanno accusando il colpo dal punto di vista economico, finanziario e quant'altro. Ovviamente c'è chi come la Juventus o altre società giustamente stanno devolvendo in beneficenza i loro stipendi. Io dico ci mancherebbe altro, anzi devono farlo perché voglio dire loro, scusate se lo dico, prendono una barca di soldi e invece c'è gente che si fa il mazzo tanto tutte le settimane, tutti i giorni, tutti i mesi, tutto l'anno, cioè proprio tutto l'anno no, però anzi, pensiamo a chi magari lavora, che ne so, ristorazione e quant'altro, che la ristorazione è un settore, cioè chi lavora lì non conosce vacanze, cioè Pasqua, Natale, voglio dire, anzi, bisogna ringraziare chi lavora nella ristorazione, che insomma, soprattutto in questo momento che magari negli ospedali appunto c'è il servizio mensa, quindi insomma, io poi che adesso vi dico un po', ho avuto purtroppo in passato esperienze ospedaliere perché sono stato poco bene, insomma, quindi insomma, c'è anche da ringraziare. Poi insomma, c'è qualcuno giustamente dice sì, qui in Italia a Milano hanno fatto in fiera l'ospedale in 2 settimane, però qualche servizio essenziale manca e insomma, e voglio dire, se non si impegnano loro, cioè non è che noi da casa possiamo fare quello che ci ha detto il Premier Conte, il governo nazionale. Cioè, rimanere a casa, uscire solo per motivi di salute, di lavoro, per fare la spesa al supermercato. Quindi, comunque, andiamo un po' sulla conclusione. Oggi voglio essere un po' più breve di ieri e dell'altro giorno, dell'avantieri. Praticamente, ricordo a tutti che su Sky Prima Fila sarà disponibile come di consueto WrestleMania acquistabile grazie al codice 797979 con un unico ticket al prezzo di 15 euro con cui si possono vedere entrambe le serate, ovvero quella della domenica notte e del lunedì notte a partire dalla 1. Il pre-show, credo, delle due serate dovrebbe durare un'ora sia al sabato che alla domenica in maniera gratuita sul canale YouTube della WWE. E poi se non sapete che cosa vedere nel pomeriggio verso la serata oggi, mi sa che proprio sul suo canale, la WWE, il canale YouTube, dovrebbe fare intorno alle 18:55 più o meno un live stream dei più grandi Dream Match di WrestleMania. Non ve lo perdete, o al massimo poi lo andate a recuperare domani mattina. Io farò un video sabato mattina dove parlerò di WrestleMania, però più che pronostici andrò a dare un mio punto di vista, sì, anche a citare qualcuno che secondo me potrebbe avere grande spinta dal proprio incontro a WrestleMania, e quindi niente. Per il resto sapete dove trovarmi su YouTube, Facebook, Instagram. Grazie a tutti, buon pranzo, buon proseguimento di giornata. Domani è venerdì, pian piano ci avviciniamo anche a questo ennesimo fine settimana di quarantena, di casa forzata. Ricordo stasera alle 21, importantissimo, in Rosario, in diretta su TV 2000, canale 28 del digitale terrestre. E poi non dimentichiamo,
ricordo che in Italia, come anche nel mondo, vige, no, la corrente spirituale del rinnovamento nello Spirito Santo. Vi consiglio di andare a vedere i propri social, Facebook, YouTube e quant'altro. RNS, Rinnovamento nello Spirito Santo Italia. E poi c'è quello ovviamente di tutte le regioni. Per noi della Puglia c'è ovviamente la pagina Facebook Rinnovamento nello Spirito Santo Puglia. Grazie a tutti, vediamoci questa sera il Rosario alle 21 su TV 2000. Ciao a tutti, buon pranzo, alla prossima, a domani, ciao!